migliori piloti al mondo stanno per contendersi il primo posto. È giunto il momento del Gran Premio d'Italia. Con velocità massime superiore ai 350 km orari, sono pochi i circuiti in grado di strappare a Monza il primato di pista più veloce della Formula 1. Brusche zone di frenata all'ingresso di tre chicane compongono gran parte delle 11 curve di questo circuito da quasi 6 km. E nel caso la scia non dovesse bastare, ci sono due zone DRS pronte a incoraggiare un bel po' di azione ravvicinata. La gara inizierà tra poco. Ecco come si presenta la griglia per la giornata di oggi. Sarà Lando Norris a partire dalla pole oggi. A seguire George Russell, schierato in P2 alla partenza. Nel resto della griglia invece Leclerc, Fernando Alonso, Esteban Ocon e Sainz, Hamilton, Verstappen, Tsunoda e Sebastian Vettel, Magnussen, Stroll, Mick Schumacher e Perez, Zhou, Ricciardo, Alexander Albon e Nicolas Latifi, Gasly e Valtteri Bottas a chiudere in fondo allo schieramento. Ci siamo, è tempo di correre, dirigiamoci in pista e godiamoci la partenza. E sono felice come sempre di presentare Valsecchi, che vi accompagnerà insieme a me lungo gli eventi della gara di oggi. Voglio parlare di Lando Norris. Il weekend è iniziato nei migliori dei modi. Le qualifiche si sono concluse con un giro veloce e mostruoso. Quindi la domanda sorge spontanea: riuscirà il leader a mantenere la posizione? Ed inoltre, teniamo a mente gli altri concorrenti, che con una bella partenza potrebbero posizionarsi bene. Ogni tanto capita che chi si trova a metà del gruppo mette i bastoni tra le ruote più veloci, costringendoli ad adottare strategie più rischiose. Una posizione.
l'attacco dal tuo compagno di squadra è 3,1 secondi. Gara, ci vediamo nel parco chiuso.